Maggio dell'amministrazione comunale a Corrado Viciani. Sì, con un ritardo rispetto ai tempi questo stadio riapre i cancelli e lo riapre in un giorno speciale, in un modo particolare, con questa dedica, questo omaggio di questa gradinata interamente ristrutturata, non tanto per la tribuna che per qualcuno può essere grande, larga o stretta, soprattutto per un intervento strutturale che ha riguardato tutti gli spogliatoi con anche delle sedute nuove e con la possibilità quindi in modo anche omologato e i requisiti, rispettando i requisiti di legge, di avere una capienza anche di oltre 2000 persone in questo stadio che ha già una dedica importante, quella di un altro figlio castiglionese, Emanuele Faralli, a cui si aggiunge questo, direi, questa suggestione che per gli sportivi e per gli appassionati di calcio ha un sapore estremamente particolare, ovvero dedicare la gradinata al maestro Viciani. Era presente tutta la famiglia, naturalmente era presente anche la squadra della Castiglionese, quindi questo è il miglior auspicio per questa stagione che deve essere di ripartenza. E ha fatto oltre questo piacere la presenza, che per me non era assolutamente, non è una sorpresa, non era neanche in dubbio, del comune di Terni attraverso l'assessore, che ha voluto partecipare a questo momento con una significativa testimonianza di affetto verso la famiglia Viciani e verso la nostra città. E in questa giornata dovevamo dare un significato importante anche all'apertura della 3 giorni del premio Fair Play, ma volevamo soprattutto rendere un omaggio speciale alla famiglia Meoni.